One Podcast. Il silenzio assordante della sinistra catarina. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. La vicenda della Tangentopoli europea sta assumendo toni veramente preoccupanti. Lo scandalo dei finanziamenti in nero che il Qatar avrebbe elargito generosamente a politici europei, a partire dalla vicepresidente del Parlamento di Strasburgo, la greca Eva Kaili, fino ad arrivare a personaggi della politica europea italiani, in questo caso l'ex PD, ora articolo 1, Antonio Panzeri, più altri personaggi del suo stesso giro del mondo sindacale, fa molto riflettere. Soprattutto quello che desta stupore e forse persino indignazione è il silenzio imbarazzato, ma comunque insopportabile, che la sinistra adotta di fronte allo scandalo. Naturalmente siamo tutti garantisti, nessuno vuole emettere ora sentenze provvisorie, come se fossimo alla corte della Rivoluzione Francese, come se fossimo Robespierre. Non è questo il punto, ma certo qualche riflessione va fatta nel momento in cui nelle case degli indagati dalla procura belga, e non solo da quella belga ma anche da quella di Bergamo, si trovano sacchi pieni di banconote. Naturalmente la provenienza andrà accertata, ma certo non è il frutto del loro stipendio. E quando poi dalle intercettazioni emergono che, per esempio, nei confronti dello stesso Panzeri ci sono coinvolte anche moglie e figlia, così allegre nel denunciare e nel parlare tra di loro di vari intrallazzi, oltre a viaggi principeschi da 100.000 euro per le vacanze di Natale, pagati anche quelli con tutta evidenza, non certo con il sudore e la fatica dello stipendio preso dal marito al Parlamento di Strasburgo. Insomma, ce n'è abbastanza per fare una riflessione su quello che sta succedendo e su quello che succede in generale nella politica, ma in particolare anche nella sinistra. Se volessimo fare un accostamento un po' azzardato, potremmo mettere assieme la vicenda di Antonio Panzeri e appunto la Tangentopoli europea e quella per esempio di Aboubakar Soumahoro, che naturalmente è completamente diversa, lui non è neanche indagato. C'è però anche in questo caso di mezzo una moglie un pochino troppo esuberante e intraprendente e, diciamo così, un rapporto con il denaro forse un po' troppo disinvolto, spregiudicato, tutto da chiarire e da capire. E questo per la sinistra è un gigantesco problema, soprattutto nel momento in cui appunto si scoprono sacchi di soldi che fanno ritornare in mente vicende del passato che credevamo superate e invece non lo sono, dal mariuolo Mario Chiesa che nasconde le mazzette nello sciacquone del water, fino ad arrivare a Francesco De Lorenzo, ministro della sanità nel 1991, e soprattutto al suo direttore generale, quel Duilio Poggiolini, che prendeva tangenti dalle società farmaceutiche, 15 miliardi intestati alla moglie, anche in questo caso c'è una moglie di mezzo, su un conto svizzero, più altri milioni di lire nascosti dentro i divani, dentro i materassi, dentro i puff, insieme a lingotti d'oro, quadri, rubli dello zar Nicola II. Nel caso della Tangentopoli europea e anche in quello che riguarda Aboubakar Soumahoro non siamo a questi livelli, naturalmente, ma certo, di nuovo, una certa idea del rapporto col denaro che deve far riflettere la sinistra, che ha su questo aspetto una sensibilità molto maggiore di quanto non ce l'abbia la destra. Lo insegnava già un grande filosofo, Franco Cassano, qualche anno fa, quando scrisse un saggio che rimane agli annali, si intitolava L'umiltà del male, e cioè quella capacità, soprattutto di chi vota a destra, di essere infastidito da questa pretesa superiorità morale invece di chi vota a sinistra, che si sente al di sopra e superiore dal punto di vista della formazione culturale e quindi anche dei comportamenti etici, anche quando questo invece è smentito dai fatti. Ecco, su tutto questo si gradirebbe davvero una riflessione più seria, più profonda da parte della sinistra e anche da parte del Partito Democratico, se è vero, come è vero, che questo Panzeri arriva dal giro di Massimo D'Alema. Ne fu lo sponsor nel 1999, quando da presidente della Camera del Lavoro sostenne l'azione dell'allora premier D'Alema contro il leader della CGIL Sergio Cofferati a proposito della riforma dell'articolo 18, e ne è uscito dallo stesso PD quando ne uscì anche D'Alema e quando insieme
a Bersani e a Speranza fondarono Articolo 1. Ora Panzeri è stato sospeso da Articolo 1, ma D'Alema rimane, fuori dalla politica, uno dei principali sensali nel mondo degli affari, tant'è che ha recentemente proposto per l'acquisto della raffineria di Priolo, di proprietà di Lukoil, una cordata del Qatar, proprio del Qatar, lo stesso Qatar responsabile della tangentopoli europea. Insomma, tutto questo fa riflettere, fa pensare a sinistra, ma più in generale alla politica nel suo insieme. Viene in mente una famosa frase che pronunciò qualche anno fa un grande magistrato, Pier Camillo Davigo, che gestì insieme a Di Pietro, a Borrelli e a Gherardo Colombo il pool Mani Pulite nel 92. Diceva Davigo: non hanno smesso di rubare, hanno solo smesso di vergognarsi. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.